Ma Hello Neighbor nel 2023 ha ancora senso? Scopriamolo insieme, ma prima sigla! Che non c'è, quindi ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo dopo tanto tempo nella serie di Hello Neighbor, il gioco del vicino cattivo! Ebbene sì, voglio riprovare a fare questa serie e voglio proprio partire da questa domanda. Hello Neighbor nel 2023 ha ancora senso? Proviamo a scoprirlo insieme proprio in questo video, ma come al solito vi invito a lasciare qui sotto tantissimi like per supportare il ritorno di questa serie. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E ci tenevo a ringraziare Benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale. Grazie mille davvero tanto per il grande supporto. Adesso direi di partire. Cominciamo! Per rispondere a questa domanda voglio proprio partire dal primo capitolo di Hello Neighbor. Quindi tocchiamo qua nuova partita. Cominciamo proprio dall'inizio, dal principio, da quando tutto quanto è nato. Perché alla fine, se ci pensiamo, proprio il primo capitolo ha creato una sorta di nuova innovazione nel mondo dell'horror. Questa innovazione si è proprio, diciamo, spinta anche negli anni successivi, fino anche tuttora. Cioè, ci sono giochi di grande successo che ancora si basano dal principio base di Hello Neighbor, proprio dalla struttura base, ossia quello di risolvere gli enigmi per continuare, per proseguire all'interno della storia. Intanto qui c'è il filmato iniziale dell'atto 1. Vabbè, qui c'è il tutorial, tutte quante le varie cose. In realtà poi dal prossimo video voglio parlare un po' di Hello Neighbor 2, perché a breve ci sarà un nuovo aggiornamento, è stato pure pubblicato un nuovo trailer. Voglio capire qui con voi tutti quanti i segreti che potrebbero essere racchiusi là dentro. Cos'è? Perché non mi dice più le cose in italiano? Ma è scritto in cirillico, io non so leggere il cirillico. Vabbè, niente, la traduzione è fatta un po' così, ma chi se ne importa. Sto giocando la versione per telefono perché per il momento questa versione è qua. Invece poi il secondo capitolo lo giocherò da PC perché lì ce l'ho, la versione per PC è anche fatta molto bene. Posso pure utilizzare vari cheat, come ad esempio su Poppy Playtime. Intanto qui il filmato iniziale e già qui possiamo notare, diciamo, un elemento che verrà ripreso in tanti giochi horror. Guardate qua, infatti, c'è una porta segreta. Il vicino sta portando qualcosa, qualcuno, chi sarà mai? Eccolo qua che sta chiudendo. Ciao vicino caro, ma che piacere rivederti dopo tanto tempo, dopo chissà quanto tempo che non lo vediamo sto vicino, no? Intanto lì il personaggio che pian piano, quatto quatto, si avvicina verso la finestra. Ecco qua. No, la porta che è stata chiusa. Intanto lì, vicino. Eccolo lì davanti. Però per essere la versione per telefono, la grafica è fatta bene. No, 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 no! Aiuto! E non posso andarmene! E vabbè! Ma dai! E non ci credo! Ma è normale che così mi prende! Vabbè, è fatto apposta. Ecco qua, un altro elemento molto importante che è stato ripreso da tanti altri giochi è la chiave. La chiave di qualcosa per aprire dei lucchetti, serrature. Penso che voi forse già avete capito a cosa mi sto riferendo. Intanto il personaggio sta lì fuori. Ed eccoci qua! Siamo in partita stavolta e posso muovermi liberamente. Una cosa bella, diciamo, che è piaciuta di Hello Neighbor a tante persone è il fatto di essere ambientato dentro una casa misteriosa da scoprire il segreto del vicino. In più, in un ambiente open world, perché noi alla fine possiamo muoverci all'interno della mappa. Vabbè, open world tra virgolette, perché se io ad esempio vado qui avanti, arrivo ad un certo punto che poi c'è il muro invisibile, come ad esempio qua. Ma tramite cheat è possibile appunto oltrepassare questi muri invisibili. Infatti poi nel secondo capitolo, quando farò il video del nuovo aggiornamento, utilizzeremo anche i cheat per vedere gli easter egg e tutte quante le cose che sono state nascoste. Quindi restate sintonizzati. Perfetto! Adesso voglio far vedere qua. Ah, sì, mi fa vedere il tutorial per aprire le porte. Ok, non è che ho capito bene come si apre sta porta. E vabbè! Ma dai! Ma subito lì! Per fortuna in questo gioco non ci sono le vite, non ci sono tipo i vari giorni come su Granny. Ma voglio far vedere una cosa. Vedo se riesco ad arrivarci almeno senza qualche vicino che mi dia fastidio. Ok? Apri sta porta. Come si apre? È quello lì che sta facendo ginnastica! Il vicino ginnico! Via, via, via! Volevo far vedere un attimo la porta. Come potete ben vedere, lo scopo di questo primo atto alla fine è quello di aprire la porta in questo momento, ma l'elemento di dover aprire le porte con i lucchetti, diciamo, verrà ripreso anche negli atti successivi, anche nei prossimi capitoli. E sempre questa cosa qua, vi ricorda qualche altro gioco? Ebbene sì, da notare che qua c'era da fare la parte in cui bisognava portare le scatole, metterle qui sopra, dopodiché salire sul tetto e andare avanti. Ora, sta parte qua, io ve lo dico fin da subito, su PC è facile da fare, su telefono con i comandi scomodissimi sono impossibile. Intanto lì il vicino che ci sta inseguendo, che ci rincorre. Quindi qua l'elemento, diciamo, essenziale, la prima cosa che viene all'occhio di questo gioco è la porta da aprire con i lucchetti. C'è anche da sapere un'altra cosa, il vicino è in grado di sentire i rumori. Vi ricorda qualche gioco?
Penso di sì, Granny, il gioco della nonnina. Il gioco di Granny, infatti, indirettamente ha delle discendenze da Elon Ebor. Molti, infatti, quando è uscito proprio Granny, l'hanno paragonato ad Elon Ebor per telefono in versione più horror. Non è un caso che tanti YouTuber, nel loro primo video di Granny, l'hanno definito come Elon Ebor per telefono. Persino tanti YouTuber, anche italiani, famosi, quando hanno portato il loro primo video di Granny, l'hanno sempre paragonato a questo gioco qui del vicino. Via, via, via. Vediamo, tanto qua non può venire. Sono a casa mia, è proprietà privata, vicino caro. È la mia proprietà, tu non puoi entrare, non puoi venire qui. Voi probabilmente forse non ci avete fatto caso. Sì, no, in realtà tante persone. Io mi ricordo che quando portavo Granny, molti nei commenti, infatti, mi scrivevano che Granny non è altro che una sorta di Elon Ebor per telefono. Proprio, e viene ereditato da Elon Ebor. In realtà non è proprio fatto così. Granny non è una copia di Elon Ebor, bensì è un gioco che è stato strutturato ispirandosi anche a tanti elementi di Elon Ebor, che in quel momento andavano tanto di moda, infatti andavano un sacco di moda questi giochi con le case misteriose, con le porte da aprire. Quindi, quando noi giochiamo a Granny, ricordiamoci che stiamo indirettamente anche giocando ad una discendenza di Elon Ebor. Ma come ben sappiamo, da Granny sono pure. Ma come ben sappiamo, dopo Granny sono nati altri giochi sempre sullo stesso genere, ad esempio i Von Nan, i giochi Keplerians, Ice Cream. Quindi anche quando rigiochiamo a questi giochi al giorno d'oggi, ricordiamoci che è come se noi stessimo giocando a qualcosa che ha sempre delle discendenze a livello di gameplay, perché comunque, come ben sappiamo, in quei giochi lo scopo da fare è appunto risolvere enigmi per poter proseguire con la storia, che è diciamo il fulcro proprio della storia di Elon Ebor. Da notare un'altra cosa, che da Elon Ebor sono pure nati altri generi di giochi. Ad esempio il gioco dei prank, i prank games, stile Scary Teacher. Scary Teacher, diciamo, ha avuto grande successo proprio per la sua somiglianza sia a livello di gameplay con la casa dove entrare, ma anche con la maestra stessa. Tant'è che molti la paragonavano come la moglie segreta del vicino, che poi alla fine non era proprio la moglie, però in effetti Scary Teacher proprio a livello di personaggio ci assomiglia molto, è molto ispirato. Infatti Granny e Scary Teacher hanno avuto il loro successo proprio grazie a Elon Ebor, proprio nel periodo. Aiuto, 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 via, via, via. Posso aprire la porta, la finestra, me ne scappo, me ne scappo. Non so neanche dov'è, che è sparito. Dov'è? Niente, è andato via dal posto. Vabbè, meglio così. Posso uscire fuori? Sì. Ma tanto quella finestra è aperta, me ne vado via dalla finestra. Ora non mi ricordo di preciso cosa devo fare. Questo video alla fine deve essere più che altro un video riflessivo. Quindi non vado a completare l'atto. Ma non vi preoccupate perché nei prossimi video andremo a fare un po' di gameplay. Dunque, tornando al discorso di prima, ad esempio, il gioco di Granny ha avuto grande successo proprio nel periodo in cui Elon Ebor era il gioco più popolare a livello mondiale, no? E ha avuto questo successo proprio per la somiglianza, proprio per questo motivo che molte persone l'hanno paragonato ad Elon Ebor. Pure Scary Teacher ha avuto un enorme successo per questo motivo. Quindi, tornando alla domanda iniziale, Elon Ebor nel 2023 ha ancora senso? Io penso di sì, perché alla fine, quando noi giochiamo ai vari giochi horror, come ad esempio anche Ice Cream 8, dentro tutti questi giochi c'è sempre un po' di Elon Ebor, c'è sempre un po' di meccanica del gameplay, ossia quello di prendere le chiavi, risolvere enigmi per proseguire all'interno della storia. E questo si è ripetuto in tanti giochi horror che poi sono andati avanti sempre con il tempo. E non è escluso che anche nel 2024 non possano uscire altri giochi horror di questo tipo. C'è pure da dire un'altra cosa. Nel mese di luglio i Keplerians hanno pubblicato Angry King. Anche lì un gioco che aveva delle meccaniche molto simili a quelle di Elon Ebor, anzi più simili a Scary Teacher, che indirettamente deriva anche da Elon Ebor. Quindi, insomma, questo meccanismo viene ripreso più volte nei giochi. Ci saranno altri giochi che comunque avranno questo stesso meccanismo. Però che vabbè, Angry King alla fine è stato un po' un flop. Se volete, in futuro posso pure farvi un video dove parlo appunto del flop di Angry King, che a parer mio vi dico, a me il gioco è divertito, mi è piaciuto, ma basta, una volta finiti i livelli non c'era più altro da fare, non c'era una lore, non c'erano segreti, non c'erano misteri, e penso che questo sia uno dei punti che ha danneggiato molto il gioco di Angry King. Non c'era neanche un collegamento con gli altri giochi Keplerians, insomma. Mi sarei aspettato qualcosa di più, mi ha un po' deluso quel gioco. Ok, diciamo che per il momento direi che potete vedere quel video, era il primo video di questo ritorno alla serie di Elon Ebor. Nel prossimo video invece parlerò dei prossimi aggiornamenti, di quello che ci sarà in futuro su questa serie, che penso che questa sia una delle migliori serie su cui veramente si può fare tanto, sia a livello di contenuti, sia a livello di segreti, di tante robe. Restate interessati per le prossime novità. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto fatemi sapere qual è la vostra opinione riguardo Elon Ebor nel 2023. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Vi vediamo al prossimo video. Come sempre, vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti!